Professore Lepre, continuiamo a parlare di PIL, anche perché è un argomento molto scottante in questo periodo. Per la Commissione europea la stima di crescita del prodotto interno lordo italiano nel 2019 cala lo 0,2%, cioè stiamo andando indietro. E indubbiamente è così, del resto la stessa recessione tecnica del trimestre luglio-settembre e ottobre-dicembre ce lo dice, tant'è che abbiamo dovuto purtroppo constatare il meno 0,1% nel terzo trimestre e il meno 0,2% nel quarto trimestre. Purtroppo a seguito di questo continuo a regredire, c'è stata la revisione del PIL per 2019-2020 da parte degli esperti della Coop. È vero che tutto il paese, tutta la comunità europea, quindi l'Unione Europea, è in regressione, però è in regressione rispetto a quello che è il nostro paese, sempre con dei numeri certamente diversi che sono comunque molto più favorevoli rispetto all'Italia. Ovviamente questo non è un ragionamento che cerca di giustificare la situazione, però il problema resta. E il problema è che mentre il 2019 è 0,2, ma il 2020 è pure peggio. Ma purtroppo è così e purtroppo dobbiamo cercare di venirne fuori. Per venirne fuori, ormai la ricetta la elencano un po' tutti gli economisti, non so perché non sia di difficile attuazione. Bisogna calare il cuneo fiscale, bisogna calare quella che è la pressione fiscale sui contribuenti, sulle aziende. Bisogna fare nuovi investimenti, quindi creare infrastrutture, tra le altre cose, come ormai è sempre più evidente e si sta dibattendo molto in questi giorni anche a proposito della realizzazione della TAV, perché praticamente tra il nord e il sud del paese purtroppo c'è un divario sostanziale, per cui quelli noi del sud siamo di gran lunga penalizzati rispetto al nord. Le infrastrutture sono da noi purtroppo fatiscenti, non si mette mano ad esse, basterebbe tra le altre cose mettere mano a queste infrastrutture, anche e soprattutto nel sud, per far sì che l'Italia del sud, che è, diciamo, per molti è un fardello rispetto all'intero paese, possa ripartire bene, tra Professore, l'altro. lei prima ha utilizzato un termine particolare che è calare. Ovviamente qua si tratta anche di calare gli assi, per parlare di poker, calare gli assi delle eccellenze italiane per tornare ad essere competitivi e soprattutto produttivi. Stiamo depauperando tutto il nostro patrimonio, il patrimonio delle eccellenze, come praticamente il nostro Made in Italy, che tende sempre più ad avere conseguenze pesanti su quello che è l'impatto economico, perché non è possibile neanche più il cambio generazionale tra il vecchio e il nuovo, in quanto i costi per poter tramandare i propri saperi dal vecchio al giovane sono costi altissimi. Negli ultimi anni si è fatto di tutto per incentivare, per dar maggiore importanza ai grandi gruppi che praticamente provengano tutti dall'estero, che scontano la tassazione all'estero, qui lasciano addirittura le briciole, e stiamo depauperando tutto quello che è il nostro patrimonio culturale, artistico, imprenditoriale e quant'altro.
Ecco, per concludere la nostra chiacchierata, le chiedo, ma quindi l'internazionalizzazione non è la panacea di nessun male? Ma l'internazionalizzazione in parte lo è, ovviamente oggi, come qualcuno va dicendo, molti hanno puntato sull'internazionalizzazione, essendoci poi una crisi a carattere internazionale, praticamente scende anche quelle che sono le possibilità, le aspettative delle imprese stesse rispetto alle importazioni. Ma io comunque dico che anche per quanto concerne le importazioni, noi abbiamo leggi che penalizzano le nostre aziende che vanno all'estero. Perché? Perché praticamente le nostre aziende che vanno all'estero si vanno a scontrare con il costo della bassa manodopera che proviene non solo da lontani paesi asiatici, ma basta spostare i nostri laboratori dall'Italia alla Romania, all'Ungheria o quindi ad un'ora di aereo, tra le altre cose, per renderci conto che praticamente stiamo depauperando questo patrimonio, quindi anche quello dell'internazionalizzazione. Dal nostro punto di vista, e questo sarà un altro nostro cavallo di battaglia, perché noi da qualche anno che stiamo esprimendo un po' pubblicamente quello che è la nostra opinione, stiamo portando avanti diversi cavalli di battaglia che alla fine si stanno concretizzando, perché noi abbiamo parlato da qualche anno di fitto di cedolare secca anche per le attività commerciali artigianali. Ebbene, si è realizzato, io direi ancora di più, bisogna estendere non solo la cedolare secca, ma anche il fitto concordato, quindi per praticamente rendere ancora più agevole quella che è il costo stesso delle locazioni. Ma come dicevo, quindi a parte questo, come dicevo, un nostro cavallo di battaglia deve essere che lo Stato deve aiutare le imprese a fare l'internazionalizzazione, ma c'è bisogno di una legge addirittura che agevoli l'internazionalizzazione. Quindi le aziende sull'incremento del giro d'affari proveniente da vendite all'estero devono avere una tassazione più bassa rispetto alla tassazione comune, in modo da poter calmierare quello che sono i prezzi e quindi essere più concorrenziali sui mercati internazionali. Solo così riprenderà la nostra internazionalizzazione, quindi in automatico riprenderà un po' tutta la nostra economia, riprenderanno, aumenteranno i posti di lavoro e quant'altro. Quindi questa sarà una nostra prossima battaglia. Thank you.